E quando a 20 anni circa ho potuto avere un'officina mia e lavorare in conto proprio. Di lì, dopo un anno o due, ho incominciato con le piccole cilindrate, ho incominciato a correre in automobile e di lì, passo per passo, sono arrivato. Senta Bandini, qual è oggi la classifica mondiale dei conduttori di Formula 1? Beh, in testa Brabham con 12 punti, seguo io con 11 punti e poi c'è Surtees, Jackie Stewart e altri a pari punti. Lei chi è che teme di più? Beh, sono tutti avversari pericolosi perché sono tutti piloti di prim'ordine, diciamo, e quindi ci possono essere delle sorprese in corsa da tutti. Bandini, esclude di poter correre a Brandage la quarta prova del campionato del mondo? Beh sì, lo escludo nel modo più assoluto, dato quelli, diciamo, controversie che ci sono state, per un fattore tempo non facciamo in tempo andare a correre a Brandage. Questa prova per me era molto determinante, dato che sono nelle prime posizioni del campionato del mondo. Cosa pensa della decisione di Ferrari di ritirarsi dalle corse? Beh, effettivamente non è stata una decisione di ritirarsi dalle corse, perlomeno io l'ho interpretata così. Fino a quando ci sono queste cose che non seguono il ritmo che devono seguire, purtroppo non si fa in tempo a andare alle competizioni. Appena si è ristabilito che il lavoro riprende normalmente, riprenderà a correre. Bandini, perché ha scelto nella vita di fare il pilota? Beh, innanzitutto penso per una, chiamiamola, vocazione, una gran passione, sia per le corse che per la meccanica. E io ho fatto grandi sacrifici per riuscire a correre in automobile e cercare di sfondare appunto in questo campo. E non so proprio che cosa mi abbia indotto a farlo. Io ho fatto la prima corsa con una macchina da turismo e poi mi è venuta questa malattia e non mi è più andata via. Un pilota ha bisogno di fare una particolare preparazione atletica? Beh, direi in un certo senso sì, perché oggi le corse in automobile sono molto molto tirate e diciamo, e devi andare quasi per tutta la corsa sempre al limite senza avere esitazioni, quindi ci vuole un fisico ben preparato, ben riposato e non avere preoccupazioni soprattutto, e una gran voglia di vincere. Qual è, secondo l'opinione dei più grandi piloti, il percorso più difficile del mondo? Beh, ogni pilota ha il suo circuito preferito, può vedere un circuito pericoloso, uno che non è pericoloso, viceversa. Comunque, in generale, parlando con i miei, chiamiamo, colleghi o compagni, in genere è il Nürburgring, perché è il circuito più difficile, pieno di curve, salite, discese, e lì non ci sono risorse perché è in mezzo a un bosco, quindi neanche ben protetto da guardrai niente, quindi è anche la più pericolosa. Bandini, lei è superstizioso? No, assolutamente. Essere superstiziosi, uno non vive molto in pace, specialmente se corre in automobile, penso. Lei è ricco? No, io non sono ricco. Come le dicevo prima, ho dovuto incominciare a lavorare con tanti sacrifici. Sono arrivato a poter acquistare qualche automobile da corsa da turismo. E poi, grazie al commendator Ferrari, mi ha preso nella sua scuderia anche quando non ero, diciamo, un pilota provetto. Dopo il ritiro di Rem dovuto a un banale incidente di macchina, lei spera ancora di vincere il campionato del mondo? Beh, io lo spero e sogno di vincere il campionato del mondo e farò il possibile per poterlo vincere. Una macchina che le viene affidata per una corsa è tecnicamente perfetta?
Beh, sono tecnicamente perfette, ma però non sono mai finite, perché il progresso ti induce sempre a fare modifiche, modifiche, modifiche. Quindi una macchina da corsa è tecnicamente sempre perfetta, ma non sarà mai finita. Fino a quando pensa di correre? Beh, io spero il più a lungo possibile, perché quel giorno che io smetterò di correre mi sentirò molto vecchio. Per un pilota che può diventare campione del mondo e forse dovrà rinunciarvi, non per colpa sua, non è facile fare il turista né divertirsi. Il tempo libero, per uno come Bandini, è solo un modo di dire. Su quel giocattolo che per lui è il go-kart, egli non può che ritrovare i suoi motivi più consueti.